Ogni radio è unica. Ma Radio Irene è inimitabile. Sempre vicina alle tue esigenze. Cercavo tra la gente nelle strade, ho visto volti. Vedo il volto della gente, adesso vivo il suo presente. Racconti di una vita con quei sogni ancora appesi. Quante storie in questa vita me lo posso immaginare? Strade, sogni, storie, storie da raccontare. Strade, sogni, storie, storie da raccontare. Stop. Solo apro le mie braccia al vento, chiudo gli occhi e prendo il volo per dimenticare tutto quello che di giorno provo. Ballo come un pazzo fino all'alba, fino al giorno nuovo. Ho visto tante persone perfette fingere che non si sporcano, delle bugie, delle menzogne mai dette, quelle pensate non contano. Ho detto cose che non vanno dette perché feriscono, come se fosse davvero essere libero. E ballo, ballo, ballo fino a perdere ogni senso. E canto, canto, canto fino a che non cambia il mondo. E spacco, spacco, spacco tutto, tanto poi c'è tempo. E urlo, urlo, urlo e mi libero del resto. Quando mi guardi io che cosa provo? Sono solo uno tra i tanti, sono solo un uomo a scoppio. Se non c'è uno scopo soffoco, se resto sotto fatevi sotto. Ma dove sono? Dove mi trovo? Faccio uno sbaglio dietro l'altro, come mi muovo? Ma ho camminato così tanto, taglio il traguardo, forse sto sognando. Gli incubi non mi raggiungeranno fino al giorno nuovo, giorno nuovo. E ballo, ballo, ballo fino a perdere ogni senso. E canto, canto, canto fino a che non cambia. Buonasera e benvenuti alla prima puntata di Tutta un'altra storia. Stiamo trasmettendo dallo studio 1 di Radio Irene, rigorosamente in diretta. Oggi 11 ottobre 2023 e sono le ore 20:33 circa. Potete seguirci in visual radio direttamente digitando www.radioirene.it e collegare i vostri dispositivi PC, tablet o televisore di casa. Potrete anche intervenire in trasmissione col numero 371 12 40 011. Qui raccontiamo storie, storie sociali, racconteremo storie della quotidianità, di chi segue un sogno e di chi ha una passione. E questa sera ho con me due graditi ospiti e ve li presento subito alla prima puntata, quindi siete veramente benvenuti. Fortuna. Allora, presento alla mia sinistra Emiliano Moccia. Buonasera Emiliano. Ciao Nicola. E Davide Carretta. Buonasera Davide. Buonasera. Allora, vi presento subito, Emiliano è un giornalista professionista che segue da vicino le tematiche sociali di Capitanata e non solo. Ecco Emiliano, raccontici un po' di te, soprattutto a chi non ti conosce, con quale testata giornalistica stai lavorando in questo momento? No, allora, io sono, sì, faccio il giornalista da tempo, sono sempre occupato di sociale, venendo da un percorso che poi ho condiviso anche con te tanti anni fa, negli scout. E ho deciso, insomma, di avvicinarmi al mondo del giornalismo. Facevo già giornalino negli scout, non so se ti ricordi, a Sant'Anna, certo. Il Time Scout, e quindi è diventata una professione. Mi occupo da sempre di sociale, intercultura, terzo settore. Mi piacciono in modo particolare quelle storie, quelle dinamiche, soprattutto per cercare di raccontare anche il mondo del volontariato. Benissimo. E del sociale. Oggi lavoro da 15 anni in un consorzio che si chiama Oltre, un consorzio di cooperative sociali, quindi proprio. Ma questo ce lo dirai dopo, Emiliano, ce lo dirai dopo, perché abbiamo anche Davide Carretta. Buonasera. Davide, buonasera a te, è un giovane. Quanti anni hai, Davide? Io ho 24 anni domani. Perfetto, allora. Dobbiamo aspettare mezzanotte. Questa occasione lunga la trasmissione. È ben gradita
per stare insieme a te. Allora, Davide, Davide ci riserva una bella sorpresa, perché ci farà fare il giro del mondo, perché Davide è un appassionato di lingue. Quante lingue conosci? Conosco circa 6 lingue e poi ho delle basi di un paio di altre lingue. Ah, benissimo. Ok. Allora, stasera ci farei divertire e veramente conosceremo delle cose nuove, sicuramente. Allora, le sorprese su Radio Arena in questa trasmissione non mancheranno. Vi anticipo che ci sarà una rubrica dal titolo Come l'aria, gestita da due professionisti. Sto parlando di Stefano Pagano, giardiniere ed esperto di giardinaggio, nonché volto televisivo di Mediaset Radio DJ. E Pascal Barbato, lui è un panificatore mastro fornaio e ci ha riservato per noi davvero una piacevole sorpresa, direi quasi una piacevole ricetta. Allora amici, non mi resta che salutare in regia Valerio Scoglietti, salutare anche Don Rosario De Rosa in supervisione che ci sta guardando, Nando Pagliara, il direttore di Radio Irene. Allora, mandiamo il primo brano musicale, ci vediamo subito dopo. In studio, in tutta un'altra storia, siamo con Emiliano Moccia, giornalista, professionista, ma anche scrittore, ma di questa cosa ne parleremo successivamente. Emiliano, tu sei molto impegnato anche nel sociale, mi racconti l'esperienza dei Fratelli della Stazione, quando vi incontrate, che servizio offrite? Fratelli della Stazione sono un'associazione di Foggia che è attiva dal 98-99, anche se poi formalmente dal 2005. Siamo un gruppo di persone che la sera vanno in stazione proprio per portare un po' di latte caldo e di biscotti o di coperte nei periodi invernali ai senza dimora, che sono un po' diversi dai poveri in generale, perché senza dimora è proprio colui che dorme per strada, sotto, sulle panchine, negli atri nel lato della stazione. Con la scusa di portare latte caldo e biscotti e le coperte cerchiamo di entrare in contatto con loro, quindi cercando di capire un po' la loro storia, quali sono i loro problemi, come sono finiti per strada e cosa soprattutto si può fare per uscire in qualche modo dalla polvere. Mi dicevi infatti che praticamente ci sarà un evento che avete organizzato, che è la notte dei senza dimora. Quando sì, è previsto questo esattamente evento? Fra una settimana in stazione alle 8:30, okay. Ci sarà questo momento di sensibilizzazione alla comunità per attirare un po' di più l'attenzione sul tema dei senza dimora. Senti Emiliano, ma se qualcuno volesse diciamo, dare un po' del suo tempo libero per un'esperienza di volontariato, a chi rivolgersi? Può andare sulla pagina Facebook dei Fratelli della Stazione soprattutto, e lì c'è sempre qualcuno che risponde, oppure alle mail fdsfoggia@gmail.com e c'è sempre qualcuno che risponde. C'è anche il numero di cellulare che io non ricordo assolutamente, okay. Però insomma è possibile unirsi e fare un'esperienza di servizio. Mercoledì scorso per esempio abbiamo fatto una giornata un po' particolare, il turno dello chiamiamo noi, in cui con tutti i volontari dei vari gruppi della settimana, aperto a tanta altra gente, c'erano tantissimi ragazzi. Siamo andati in stazione per portare pasta e fagioli, pollo, bibite, pizza e quant'altro, per vivere una serata non soltanto di cibo, per far mangiare, ma anche proprio di condivisione ad altre persone delle storie di quanti vivono in strada, che sono italiani migranti. Io ricordo infatti, più di 15 anni fa evidentemente, ci incontravamo il mercoledì. È rimasto sempre lo stesso giorno? No, il gruppo va dal martedì al venerdì. Ci sono una serie di gruppi formati da 4, 5, a volte anche di più, persone che vanno in stazione e si gira in maniera itinerante, in realtà, rispetto a prima dove ci si incontrava in piazza. Adesso la pandemia ha cambiato molto la distribuzione geografica dei senza dimora e anche un po' la tipologia dei senza dimora. Quindi ci spostiamo molto tra la stazione e le zone limitrofe e incontriamo un po' di persone che dormono in strada. Non è più come gli anni passati dove potevi arrivare anche a incontrare 30, 40 senza dimora, certo, a notte. Oggi i numeri sono diminuiti per tante questioni, però continuano ad esserci tanti diversi senza dimora, molti italiani, che vivono per tante ragioni per strada. Senti, sono diversi anni che tu collabori, anzi forse sei il direttore di Foglio di Via. Mi racconti questo servizio, a chi è rivolto e come lo state diffondendo? Foglio di Via è un giornale di strada, fa parte dei giornali di strada che ci sono in Italia, non ne sono molti, noi siamo gli unici nel sud Italia, tra l'altro. È un giornale da 15 anni, l'obiettivo è quello di parlare di sociale, parlare di povertà, cercare di denunciare un po' le questioni legate alla povertà.
L'aspetto particolare del giornale è che viene distribuito da diversi senza dimora, di solito sono 4-5 persone senza dimora, che attraverso l'attività di diffusione del giornale per le strade e i locali di Foggia vengono pagati, ricevono un guadagno, vengono veramente pagati, un modo per reinserirsi in qualche modo, certo, riuscire anche la dignità, riscoprire la dignità del lavoro, e poi anche perché per poter distribuire il giornale significa che ti stai avviando in un percorso di reinserimento, quindi per prima cosa devi avere la residenza anagrafica, okay, è possibile farti anche il contratto, perché, noi, perché? Noi facciamo, perché no? Si paga tutto, si fa tutto, e quindi loro vengono pagati per questa attività di distribuzione. Il giornale uscirà a breve un altro numero e verrà distribuito in diversi punti della città o per strada. Quando si incontra un senza dimora per strada che distribuisce foglio di via, non bisogna tendere un soldo, ma bisogna tendere una mano, prendere il giornale, certo, e magari farsi anche una chiacchierata con lui, perché entra in un'altra storia. Sicuramente arricchente. Allora, amici, un breve spazio musicale, riprenderemo subito dopo. Amici, stiamo chiacchierando con Emiliano Moccia. Emiliano non è soltanto un giornalista, un ragazzo che è un uomo che vive anche esperienze nel sociale, è anche scrittore. E ultimamente ha scritto questo bel libro, che adesso inquadriamo, dal titolo Come l'aria così in terra, racconti dal Mediterraneo. Eccolo qua. Allora, io personalmente questo libro l'ho letto tutto d'un fiato, è un libro davvero ricco di storie, di esperienze, e racconta chiaramente le vicende di uomini e donne che sono scappati anche dal loro paese d'origine, chi ha subito violenza, ci sono anche le storie di riscatto sociale. Ecco, Emiliano, perché hai scritto questo libro? Allora, perché sicuramente durante l'attività giornalistica ho incrociato tantissime storie di migranti, uomini e donne, sia all'interno delle attività del consorzio oltre, sia proprio per gli articoli magari usciti su Vita o sul Corriere. Queste storie volevo in qualche modo farle girare ulteriormente. Abbiamo fatto un progetto che si chiama Racconti dal Mediterraneo, e nell'ambito di questo progetto ho messo insieme una serie di storie, alcune anche nuove, per raccontare, perché spesso, troppo spesso, si raccontano degli arrivi dei migranti, degli sbarchi dei migranti, ma non si racconta la storia di chi viaggia, il perché, quali sono le cause che spingono tante persone a rischiare questi viaggi incredibili in mare o via terra per arrivare in Italia, arrivare in Europa soprattutto. E quindi attraverso le loro storie volevo cercare di far ascoltare la loro voce, far capire perché una persona si mette in viaggio, perché magari scappa da situazioni di guerra, di violenza, di persecuzione, ma anche semplicemente per migliorare la propria vita, per trovare un lavoro, un futuro migliore, per la musica, c'è chi è andato via anche soltanto per fare musica, e quindi cercare di dare un piccolo contributo in questo incredibile discorso che si fa in generale sull'immigrazione, cercare di far capire perché la gente va via dal suo paese e si mette in viaggio. Infatti io, leggendo questo libro, sono rimasto impresso di un racconto, di una storia, quella di Mamadou Diakité, che poi è una storia molto simile a quella di tanti immigranti, come tu dicevi, che si mettono in viaggio dal proprio paese di origine. Mamadou parte dal Sudafrica, dalla Costa d'Avorio, adesso chiacchiereremo anche un po' con Davide. Parte nel 2016, percorre il Burkina Faso, il Niger, la Libia, e arriva poi in Europa e in Italia. Ma in questo percorso, durato 7 mesi, da ottobre 2016 fino al 2017, ha veramente fatto un viaggio davvero emozionante per certi versi, ma anche per altri impegnativo. Ecco, a te invece quale storia ti ha colpito di più? Ma ce n'è una in particolare? No, un po' tutte, devo essere sincero. Quella di Mamadou è molto forte e racconta proprio l'immagine anche proprio di quando i migranti viaggiano su questi furgoni ammassati per arrivare per cercare di arrivare in Italia, ma come lui, anche quella di Bakary o di Ebrimà. Ebrimà, per esempio, è un giovane migrante che vive a Monteleone di Puglia, quindi in provincia di Foggia. Se uno va in questo paese e vede una gigantografia che lo ritrae, perché come simbolo dell'accoglienza, lui ha fatto anche questo un viaggio complicato, come tanti migranti. Forse la storia che più personalmente mi ha disturbato, mi ha messo un po' in difficoltà, sono quelle sulle donne, in modo particolare di quella che è una sposa bambina accolta in un progetto di Mediterraneo proprio. E la classica storia di una ragazza che era bambina e la famiglia la dà in sposa, come succede a tantissime donne in alcuni paesi del mondo, lei della Nigeria,
E quindi, non essendo d'accordo a tutto questo, chiaramente ha iniziato a fuggire. E il suo percorso non è stato facile, e finché non ha trovato accoglienza in un progetto SAI. E la stessa per Margaret, per esempio, che è vittima di tratta e di sfruttamento lavorativo. Anche lei è stata, come succede spesso, viene dalla Nigeria, attraverso riti voodoo ha deciso, è stata diciamo costretta a venire in Europa per lavorare, ma lavorare in strada. È stata sfruttata, ha subito violenza, una serie di situazioni non facili. Beh. E queste sono le storie un po' che ti hanno colpito di più. Davide, approfitto, prima ho parlato un po' della Costa d'Avorio dell'Africa, ecco, mi sono anche un po' informato su internet perché sapevo di doverti intervistare. Ecco, c'è una lingua in Africa parlata da 150 milioni di persone, si chiama lo Swahili, come si chiama? Swahili, praticamente sì. Ho letto che c'è un modo di salutare, loro dicono Jambo, un saluto africano, e significa quasi il nostro ciao, e c'è una frase finale che è Hakuna Matata, che significa nessun problema, è vero? Sì, allora Hakuna Matata nasce quasi come mito, cioè è un'espressione che esiste in Swahili, e si usa per dire non c'è problema, in realtà Kuna è il verbo essere, Hakuna vuol dire non è, quindi non c'è, Matata è la parola problema in Swahili. E Jambo è la parola che si usa per dire soprattutto ciao, si usa anche con buona, si può dire Jambo buona per rendere il saluto ancora più completo. Bene, allora con Davide ritorneremo tra un po' e ci divertiremo. Allora Emiliano, invece volevo chiederti, chiaramente il fenomeno dell'immigrazione lo stiamo vivendo tutti i giorni, è quasi esponenziale, anche quest'anno leggevo alcuni dati. In sostanza ci sono diversi immigrati che arrivano in Italia, circa 16.816 migranti in un solo giorno nel 2022, leggevo pochi giorni fa. Ecco, secondo te in che cosa si può intervenire nella macchina dell'accoglienza? Cioè, c'è qualcosa che può essere migliorata? Sicuramente i dati ci dicono che arrivano più migranti rispetto agli anni passati, perché abbiamo un governo che invece diceva che non dovevano arrivare gli immigrati, ma il problema non è come fermarli, il problema è capire che è un fenomeno strutturale, è un fenomeno che non può essere fermato. È un tema irrisolto che non verrà mai probabilmente. Non può essere fermato perché ci sono appunto, come diciamo, tante cause che spingono i migranti a fuggire, dalle guerre, le persecuzioni, la fame, il clima, e quindi la gente va via. Bisogna forse modificare una serie di leggi, a partire dalla Convenzione di Dublino, che invece dice che il primo paese in cui il migrante arriva è lì che deve restare. Secondo te Foggia, in qualche modo, perché noi vivendo in Foggia, in Capitanata, chiaramente siamo a contatto con diverse realtà, molti sono anche integrati nella nostra città, andrebbe fatto qualcosa? Bisognerebbe migliorare i servizi probabilmente, perché al momento non c'è molto da questo punto di vista. Quello che c'è viene offerto soprattutto dalle cooperative o dalle associazioni di volontariato. E il centro interculturale Babab, che è stato una delle strutture migliori probabilmente, viaggia con difficoltà finanziarie. Probabilmente dal punto di vista dei servizi va migliorato qualcosa, perché comunque Foggia è vicino a Borgo Mezzanone. Certo. L'agricoltura richiama tantissimi migranti, e quindi è un fenomeno che in qualche modo va gestito attraverso delle politiche di accoglienza e di integrazione migliori. In Italia, per esempio, questo è un dato del Ministero dell'Interno, dal 1 gennaio al 13 settembre sono sbarcati circa 124.000 migranti. E, per esempio, il paese invece dell'Unione Europea che ospita più migranti è la Germania. Quindi, diciamo, probabilmente in Germania sono più strutturati oppure non vivono lo stesso problema. L'Italia è un paese, diciamo, di arrivo, non c'è poco da fare. E i dati sono 139.000 se calcoli anche già ottobre. Quindi sono veramente tantissimi. Certo. La cosa interessante è capire anche da dove arrivano i migranti. È un po' la questione del libro, cioè cercare di capire perché arrivano dal Gambia, perché arrivano dalla Guinea, perché arrivano dalla Costa d'Avorio. Perché in Guinea c'è una dittatura in questo periodo, quindi dal 2021, e quindi la gente va via. Perché è la stessa cosa alla Costa d'Avorio, benché un paese in crescita anche economica, la gente va via perché ha voglia di migliorare. Quindi anche questi, capire perché la gente va. E secondo te, per concludere, noi cittadini, ecco, cosa possiamo fare per il prossimo, quindi per andare incontro alle esigenze
di questa popolazione, che massa arriva anche in Italia. Ma dirò forse una sciocchezza, però l'empatia, cioè cercare di entrare, capire, veramente mettersi nei panni. Di chiunque, non soltanto dei migranti, ma di chiunque viva situazioni di difficoltà, cercare di capire perché, se io mi trovassi a posto di quella persona, cosa farei, cosa vorrei che la gente facesse per me, perché a volte giudichiamo e critichiamo senza conoscere le storie delle persone, invece è importante cercare di entrare in contatto e di capire la vita di una persona, cosa c'è dietro, certo, quella sofferenza, perché ricordiamoci che chi va via lascia parenti, lascia amici, lascia familiari e li vede anche morire per strada, e quindi è importante capire, secondo me è questo, e poi soprattutto le leggi europee vanno modificate, l'Europa oggettivamente non fa molto. Allora amici, adesso davvero un regalo da parte di un professionista, Stefano Pagano. Nella rubrica Come l'aria lui ci darà dei consigli sul giardinaggio. Riprenderemo subito dopo. Dovunque tu sia, con ogni mezzo d'ascolto, in qualsiasi situazione del giorno o della notte, Radio Irene è lì con te. Le emozioni si fanno musica. Come l'aria, di Stefano Pagano. Il Phalaenopsis è l'orchidea in assoluto più conosciuta e coltivata. Nella puntata di oggi, cari amici di Radio Irene, vi spiego i trucchi e gli accorgimenti per mantenerla in salute sino a Natale e oltre. Conosciuta anche col nome di orchidea farfalla, è davvero molto fiorifera, abbastanza robusta ed è perfetta da tenersi in casa purché lontano da termosifoni o da porte e finestre che rimangono aperte per svariati minuti. Predilige ambienti luminosi e quindi perfetta da tenersi in soggiorno o perché no sul tavolino dello studio. Nelle giornate più calde vi suggerisco alla mattina presto di nebulizzare acqua sulle sue radici aeree. Va da sé che più l'ambiente è caldo e secco, più la pianta avrà sete. Allora come fare? Beh, molto semplice, basta immergere il vaso in una bacinella con dell'acqua per alcuni minuti. Attenzione però ai ristagni d'acqua e mi raccomando, utilizzate sino a primavera un fertilizzante specifico. Ma voglio svelarvi un segreto: quando lo stelo principale è sfiorito, tagliatelo appena sopra uno dei nodi sottostanti, così da indurre la produzione di spighe fiorifere laterali. Se la Phalaenopsis è in buono stato di salute, la mancanza di fiori è da attribuirsi a errate condizioni di luce o temperatura. Non è difficile infatti che la Phalaenopsis fiorisca 2-3 volte l'anno con fioriture di lunga durata. Ci trovi in audio o in video su www.radioirene.it o sulla nostra app gratuita. Amici, bentornati in studio. Allora, ne ricordate che abbiamo, c'è un numero di telefono di Radio Rene, ed è il 371-1240011, che potete utilizzare per fare le vostre domande e curiosità, soprattutto perché in questo momento parleremo con Davide Carretta. Davide è un amante della conoscenza, appassionato etnolinguista e scrittore. Allora Davide, come ti è nata questa passione per le lingue? Allora, avevo 10 anni quando cominciai a imparare le lingue e nacque tutto per caso in realtà, perché dopo aver visto Avatar al cinema, il film di James Cameron, scoprì che lì era stata inventata una lingua da zero e dissi: voglio fare la stessa cosa. Ero un bambino, quindi avevo questa fantasia. E per fare una cosa del genere fui costretto a esplorare le lingue del mondo, a cercare di capire come funzionasse una lingua. Allora poco a poco misi insieme i pezzi e piuttosto che inventare una mia lingua cominciai a imparare quelle che già esistono. E secondo te qual è la lingua più particolare al mondo? E ce ne sono tante. La più complicata, quella più ricca di particolarità è la lingua Navajo, cioè la lingua dei Navajo che si trovano in Arizona e in alcune zone degli Stati Uniti d'America, ed è una lingua complicatissima. Poi ci sono per esempio le lingue del sud dell'Africa che hanno dei suoni molto bizzarri, che sono i cosiddetti click, suoni come che fanno parte proprio della loro fonologia. Io di questo sono rimasto appassionato perché ho seguito sui tuoi social i video e davvero non ero a conoscenza di questa lingua e ho visto anche qualche filmato che hai pubblicato. Senti, ma la lingua
è parlata da meno abitanti sulla faccia della Terra, qual è? Allora, ce ne sono tante in realtà, perché la cosa triste è che su circa 7100 lingue nel mondo, la maggior parte, più del 50%, è parlata da circa 10-100 persone massimo. E in particolare in Perù c'è una lingua che si chiama Taushiro, che è parlata da un'unica persona, da tale Armando García García, che conosce lo spagnolo, usa soprattutto quello, però poi ha questa sua lingua, che ormai è diventata una lingua segreta perché non può parlarla con nessuno. E questa realtà è molto diffusa nel mondo, ci sono tanti popoli indigeni che sono ridotti a un'unica persona e solo quella persona conosce quella lingua. Ma figurati. Allora, sul tuo profilo social mi ha appassionato una lingua, che è la lingua vietnamita, e come si fa un saluto. Siete anche davvero molto simpatico. Vediamo questo video davvero per i nostri amici di Radio Irene. Sì, sì, impariamo il vietnamita. No, io non ho bisogno. E cominciamo con i saluti. La formula è ciao a te, quindi abbiamo bisogno della parola tu. A un amico abbastanza stretto puoi dire ciao Ban, quindi tu Ban. Eh no, perché una persona un po' più grande devi dire ciao An. Però sei uomo. E se è una donna un po' più grande come una sorella dici ciao Chi. Chi. Però se è un fratello o una sorella più piccola, in generale una donna più giovane, è ciao Em. E se una donna è anziana, per esempio una nonna, è ciao Pa. Gli chiedo prima l'età. E se un uomo è anziano, per esempio un nonno, persona anziana, ciao Pa. Ah, mo l'abbiamo detto. E no, è un uomo, ciao On. Segna. E se da adulto parli a un bambino? Ciao con. E adesso è il turno di tutti gli zii, le zie. Altri livelli di formalità. Allora Davide, intanto complimenti per questo, per questa rappresentazione. Grazie. Allora, adesso ci hai preparato un tuo intervento dove ci illustrerai delle lingue. Facci girare il mondo e vediamo. Allora, in realtà questo viene da un monologo, uno spettacolo teatrale che sto portando, cerco di portare per l'Italia. Qui a Foggia è già stato portato nella nostra città, ma l'ho portato all'Aquila per la prima volta, un festival che si chiama Festival della Perdonanza. E il nome che ho dato a questo monologo è Il Giro del Mondo in 20 lingue. Poi non sono 20 lingue in realtà, sono di più, di meno, non le ho neanche davvero contate. Ma l'obiettivo del monologo è quello di far capire che esistono tante realtà diverse e spesso la lingua che parliamo riesce a farci capire qual è la nostra prospettiva sulla realtà. Una cosa che va detta è che non è che parlare in un certo modo significa percepire il mondo in un modo diverso, cioè i nostri sensi a contatto col mondo percepiscono le cose in maniera pressoché uniforme in tutto il pianeta e da quando esiste l'Homo sapiens, ma la nostra concezione del mondo, quindi i concetti che noi poi ci creiamo, le idee sul mondo possono essere cambiate dalla lingua. E per esempio io partivo lì nel mio monologo tramite i suoni. I suoni del mondo sono tanti, come dicevo in Africa esistono dei suoni che sono stranissimi, si chiamano click. Noi le chiamiamo consonanti avulsive in linguistica e sono dei suoni che noi utilizziamo, però non li usiamo come consonanti. Per esempio la noi lo usiamo per dire no, per esempio in Italia, ma in alcune lingue dell'Africa è una vera e propria consonante. Per esempio, questa è una frase in una lingua del Sudafrica, la lingua Xhosa, che era la lingua madre di Nelson Mandela, quindi la lingua che lui utilizzava tutti i giorni, oltre poi l'inglese che aveva imparato e l'Afrikaans che è stato imposto con l'apartheid. Questa frase significa ero solito rasare la testa di un vecchio, era una frase esempio perché contiene tutti questi suoni, però in realtà non ha un significato serio. Ma non esiste solo questo, esistono lingue per esempio che creano delle parole lunghissime. C'è il nome di una collina, lo potete anche digitare online, o almeno la parte iniziale, che è il nome geografico più lungo al mondo, si trova in Nuova Zelanda, e provo a dirvelo, è se voi scrivete Taumata trovate il cartello stradale che è lungo alcuni metri di questa collina che si trova in Nuova Zelanda. Ma ancora ci sono lingue che non usano tanto le vocali, c'è la lingua Salish che si trova nell'America del Nord vicino al Canada, dove esiste la parola che non ha alcuna vocale ma ha un significato, significa che un tale possedeva una bacca locale, è una frase che però è in un'unica parola. E oltre a ciò ci sono anche modi, appunto come dicevo, diversi di vedere il mondo, lo si può interpretare in maniera diversa a partire dalla lingua. Per esempio per i Quechua che si trovano nelle Ande, sono i discendenti degli Inca, per loro vi è una differenza nel modo di vedere il mondo, e in particolare il tempo, cioè il presente
è il luogo in cui ci troviamo, come capita a noi, come la interpretiamo noi, ma poi il passato e il futuro cambiano. Per loro la parola che significa davanti significa anche prima, un po' come quando siamo in fila, in latino anche ante significa prima, però per noi non è sempre così, per loro significa anche prima, perché ciò che noi abbiamo davanti sono anche i nostri ricordi, possiamo ancora vederli, mentre ciò che abbiamo dietro è il futuro, che a poco a poco si svela davanti a noi. Quindi le parole che usano per dire avanti, dietro, prima e dopo corrispondono. È interessante. Senti, c'è qualche, una curiosità, ma c'è qualche lingua che ha un'assonanza col dialetto, con qualche dialetto italiano? Con qualche dialetto? Allora, ci sono delle lingue che contengono dei suoni che si trovano anche nella fonologia di alcuni dialetti. Mi vengono in mente alcune particolari varietà delle lingue amazzoniche per quanto riguarda il foggiano, cioè il dialetto che si parla nella città di Foggia. Loro hanno molto il suono U, che è quello che alcuni anziani usano per dire uvun, il vino, o quella nostra E di AK su Mer, che è presente in alcune lingue del mondo, quindi capita di trovarle alcune zone dell'Amazzonia, così come zone forse del Medio Oriente, lingue semitiche che contengono dei suoni che possono avvicinarsi. Ecco, si suol dire che il foggiano sembra arabo. Lo diciamo in tanti. Sì, sì, lo dicono tanti. E immagino che tu abbia fatto anche dei viaggi. Ti piace viaggiare? Dove sei stato in particolare? Qual è stato il paese che ti ha colpito di più? Allora, io non ho fatto così tanti viaggi come sembra, perché in realtà non viaggio più con la mente, più con l'immaginazione, con lo studio, con i libri. Però sono stato in Inghilterra per circa un mese e mezzo e ho visitato, ero al confine con il Galles praticamente, o meglio, ero a Birmingham, ma poi ci siamo spostati, abbiamo visitato varie zone. E, ho visitato la Francia, sono stato in Croazia, ma mai ho fatto un viaggio presso i popoli che studio maggiormente, che sono i popoli indigeni, di cui mi occupo sui social. Senti, ma tu nel tuo prossimo futuro, adesso tu che fai, stai studiando? Sì, sono uno studente ancora, sì. Ok, quanti anni hai detto? 24. 24. E i tuoi progetti quali sono? Allora, a me piace molto la divulgazione. Quindi avendo come modelli anche un po' Alberto Angela e simili, ho un po' questo desiderio di parlare al mondo, di parlare, di diffondere queste cose che magari in pochi conoscono. In Italia se ne parla anche di meno di quanto se ne parli negli Stati Uniti, dato che li hanno per esempio i popoli indigeni e ogni tanto sono costretti a parlarne per le minoranze. E parlare di queste cose mi piace molto, amo anche insegnare. Mi piace insegnare, quindi eventualmente un dottorato nelle discipline etnolinguistiche, che sono quelle che si occupano dei popoli indigeni, delle lingue, lo farei volentieri. Senti, invece tu prima mi raccontavi in un fuori onda che hai anche vissuto un'esperienza in TV. Sì, sì, sono stato in TV, sono stato da Paolo Bonolis Davanti un altro. Ho partecipato come concorrente, poi non è andata bene perché è uscita una domanda un po' particolare. Non sulle lingue? No, la prima era sulle lingue. Davvero? Proprio casualità, sì, sono riuscito ad andare avanti lì, per fortuna, altrimenti avrei fatto una brutta figura. E l'altra domanda era invece su una signora che ha sposato il suo lampadario. Allora lì, dato che volevano i dettagli, io non l'avevo approfondito, non conoscevo la signora. Immagino, se ne è stata una bella esperienza quella. Sì, sì, molto bella. Ti ha aperto delle strade, cioè nel senso che hai pensato da quel momento che... magari la comunicazione, quindi lo stare in TV, potrebbe essere un'esperienza che magari avresti voglia di vivere. Allora, io in realtà già da tempo, prima che andassi lì, sono andato a febbraio circa, già da tempo coltivavo il sogno di fare il presentatore. Mi piacerebbe presentare anche in TV dei programmi di stampo culturale, di stampo divulgativo. E quindi questa cosa mi piace tanto. Lì ha rafforzato ancora di più questo desiderio, quantomeno di, tramite i social, portare poi questi argomenti, quindi diffonderli tramite la divulgazione. Senti, ci lasci con un qualcosa di particolare da lasciare ai nostri telespettatori? Sì, certo. Allora, una piccola curiosità, noi usiamo molto spesso Wikipedia, o Wikipedia, che dir si voglia. Quella parola contiene una lingua indigena, cioè la parola... Wikipedia è formata da pedia, che in greco significa conoscenza, ma quel wiki iniziale viene dalla lingua hawaiana, la lingua delle Hawaii, che è la lingua a cui sono più affezionato. Lì la parola wiki, loro hanno questo vizio, in realtà è una caratteristica grammaticale di raddoppiare le parole. Wiki significa veloce, quindi Wikipedia significa informazione veloce, perché noi possiamo usarlo per imparare velocemente qualcosa. E per farvi un esempio della lingua hawaiana, è una lingua che io cominciai a studiare nel 2010, se volete vi faccio sentire il suono. Certo. Umi
o lo mua o mai. Questa è la prima lingua che ho iniziato a imparare nel 2010 nella lingua hawaiana. Traducimi quello che hai detto. Questo. Ho iniziato a imparare questa lingua nel 2010 e fu la prima lingua che cominciai a imparare da solo. Fantastico. Soprattutto domande queste parole impronunciabili, ma la conservazione è solo orale o riesce a essere anche scritta, soprattutto in quei posti in cui si rischia di perdere? Nella maggior parte dei casi in realtà è quasi più orale, perché le tradizioni sono soprattutto orali in molti popoli indigeni, anche se spesso con l'evangelizzazione e soprattutto per la traduzione della Bibbia sono stati sviluppati dei sistemi di scrittura. Quindi per esempio la lingua hawaiana si scrive dall'Ottocento circa, fine 700-800, sì. No, perché da scrivere penso che sia complicatissimo. In realtà, proprio perché doveva essere semplice, sono paradossalmente molto più semplici, per esempio, dell'inglese. Quindi la lingua hawaiana, così come si scrive, si legge. Quindi, secondo te, la lingua più semplice è quella hawaiana? La lingua più semplice, quella più accessibile, forse è l'indonesiano. Okay. Perché l'indonesiano ha una grammatica semplicissima. Conosci qualcosa? Per esempio, io lo dicevo in un video su YouTube che ho pubblicato con la mia ragazza, dove abbiamo iniziato a cucinare delle ricette straniere, che vengono però da paesi molto molto lontani o comunque insoliti, e abbiamo cucinato il perkedel jagung, che è una frittella di mais indonesiana. Lì, per esempio, loro per fare il plurale delle parole raddoppiano la parola, come se noi dicessimo uomini come uomo uomo. Quindi per loro orang, che significa uomo, diventa orang orang per dire uomini. È una cosa abbastanza semplice, intuitiva, oltre al fatto che orang si trova in orangutan, cioè uomo delle foreste, che è orangotango, è la parola che è arrivata in italiano. Allora amici, abbiamo praticamente, siamo partiti dal Sudafrica, dalla Costa d'Avorio, abbiamo fatto praticamente il giro del mondo con Davide e ovviamente anche grazie alle storie di Emiliano. Adesso ritorniamo in Capitanata con una ricetta da parte di Pascal Barbato. Lui, dicevo, è un panificatore, è un mastro fornaio e ci lascia una ricetta della nostra tradizione. Vediamo. Radio, your station. Tieni il volume a 100 e goditi le nostre voci, i nostri programmi e il nostro sound. Noi ci siamo, anche oggi, sempre. Come l'aria di Pascal Barbato. Buongiorno a tutti, ciao amici di Radio Irene, siamo qui con questa rubrica, mi presento rapidissimamente, sono Pascal Barbato, sono un mastro fornaio. Oggi una ricetta rapidissima che potete replicare a casa in pochissimo tempo, facciamo la focaccia di grano duro. Quindi ci occorrerà il grano duro, se non l'ha rimacinata, un chilo, un pezzettino di lievito di birra, 10 grammi per un chilo di farina sono sufficienti, nel mio caso anche un po' di lievito madre che deve essere ancora rinfrescato, o lievito padre come piace dire a me, 300 grammi circa, ci occorreranno 20 grammi di sale e circa 800 grammi di acqua. Fate lavorare per bene, quando avete l'impasto ben liscio mettetelo in un contenitore, fatelo puntare, ovvero fate lievitare il primo impasto, aspettiamo il raddoppio del volume, poi lo staglieremo, lo metteremo in delle forme, quelle che abbiamo a casa è indifferente, se sono quelle ferrate, come si diceva una volta, è tanto meglio, c'è un'ottima conducibilità di calore. Pomodorini, ovviamente, pomodorini freschi messi sulla focaccia e nel caso io ho usato un po' di timo selvatico, biologico, e quindi mettete in forno, dopo che l'avete messa nella teglia condita per bene, la fate riposare ancora un po', una mezz'oretta, poi mettete in forno a 180 gradi per circa 15 minuti. Grazie, alla prossima. Dovunque tu sia, con ogni mezzo d'ascolto, in qualsiasi situazione del giorno o della notte, Radio Irene è lì con te. Le emozioni si fanno musica. Sono le ore 21:21 di questo 11 ottobre 2023. Allora, durante questo brano musicale chiacchieravamo, Emiliano diceva che il fatto di ascoltare
direttamente da Davide le lingue, i suoni, aiuta effettivamente. Che cosa stavi dicendo, Emiliano? No, è affascinante perché poi legato alle storie dei migranti aiuta, secondo me, a conoscere, a entrare ancora di più nelle storie, nelle tradizioni di questi popoli. Il monologo che lui porta in giro è un ulteriore elemento per avvicinarsi, a battere una serie di pregiudizi, di paure, ma anche proprio per conoscere. Quindi credo che sia anche il motivo che lo ha spinto non solo a scriverlo, ma anche ad avvicinarsi a questo tipo di professione veramente particolare. Insomma. Grazie mille. Cioè, credo che sia anche un po' questo uno degli obiettivi che ti sì, certo, sì, sì, soprattutto quello di sradicare un po' di pregiudizi, perché molto spesso noi ci chiudiamo. Io facevo un discorso nel monologo proprio legato alla nostra lingua madre. La lingua madre è la lingua di nostra madre, la lingua che ereditiamo, per questo si chiama così, è del contesto in cui cresciamo, e molto spesso noi incastriamo la realtà nei meccanismi della lingua madre. La stessa cosa lo facciamo con la mentalità che ereditiamo nella nostra cultura. Quindi poi qualunque cosa sia diverso, lo vediamo come qualcosa che stona, semplicemente perché cerchiamo di incastrarlo nei nostri schemi. Quindi bisogna, è quello che cerco di far fare con il monologo, metterli almeno in un cassetto per un po', vedere che cosa esiste e poi tornare con una consapevolezza diversa. Questo è l'obiettivo. Senti Davide, hai in programma qualche nuovo video da pubblicare sui tuoi social? Sì, in realtà qualche altra ricetta, stavamo programmando io e la mia ragazza di pubblicare altre ricette, e ho inoltre scritto un altro monologo, quindi ci sto lavorando un po' per rientrare in determinati tempi e poi portarlo qualora dovesse essere chiamato. Si chiama Dimmi di più sull'inizio ed è sulla genesi, l'origine del mondo in tante culture diverse, con ovviamente, dato che cerco di farlo io, appassionato di linguaggio, con la Bibbia in ebraico, quindi recitata un po' in ebraico, così come testi egiziani, quelli dei geroglifici in egizio ricostruito, insomma, abaiano, i canti tradizionali e così via. Allora, tienici presente perché Radio Arena sicuramente ti sosterrà in questo nuovo progetto. Emiliano, invece, ricordiamo il libro, chiaramente, che hai pubblicato recentemente. Sì, ci tengo a dire che è assolutamente gratuito, perché appunto è stato fatto in un progetto. Potete... Chi vuole, chi è incuriosito, può trovarlo alla bottega 10996, che è in piazza Cavour numero 3, che è del consorzio, quindi lì può andare e prenderlo tranquillamente. Tra l'altro posso dire una cosa, visto che siamo del consorzio, sabato e domenica la bottega 10996 è una bottega che vende prodotti etici e liberati dalla mafia, quindi attraverso tanti terreni confiscati alla mafia, che dove adesso attraverso attività di agricoltura sociale vengono prodotti vini e patè. E sabato e domenica festeggio un anno di apertura, c'è questo appuntamento di pomeriggio, sabato pomeriggio, aperto a tutti ovviamente. Ci sarà in modo particolare la referente della pasticceria Giotto, che è una pasticceria che sta nel carcere di Padova, e parlerà di quello che loro fanno a Padova, i detenuti che realizzano non soltanto il panettone ma anche altri dolci, e poi una serie di prodotti legati, realizzati su beni confiscati alla mafia. Bene. Allora Davide, facciamo un saluto ai nostri telespettatori. Sì, posso dire un ciao in diverse lingue, per esempio a partire da, non so, in Africa ci sono zone come appunto quella dello Swahili, dove si dice Jambo, Jambo Buana, oppure esiste per esempio nei Gibeogo, che è il saluto tipico del More, che è una delle lingue più parlate in Burkina Faso. Ad esempio in Medio Oriente c'è lo Shalom, utilizzato a Israele, o Assalamu alaikum è la formula più utilizzata presso i musulmani, ma un arrivederci sarebbe ma assalama, cioè con pace, cioè ti lascio con la pace, augurando sempre la pace. Per esempio alle Hawaii si dice aloha, è una parola molto diffusa, molto conosciuta, ma un arrivederci a hui hou, cioè finché ci incontriamo un'altra volta, quindi al prossimo incontro. E in Nuova Zelanda i Maori, che sono quelli tipici, dei tipici tatuaggi molto conosciuti, loro dicono kia ora, cioè che tu abbia la vita. Esistono tanti modi per salutare nel mondo, certo. Allora Davide, grazie ancora. Ovviamente ringrazio i miei ospiti, Emiliano Moccia e Davide Carretta. Ringrazio voi telespettatori che avete avuto, cioè avete dedicato questa ora in nostra compagnia. Ringrazio Valerio Scoglietti alla regia, Don Rosario De Rosa in supervisione, Nando Pagliare, il direttore di Radio Irene, e chiaramente vi do appuntamento alla prossima puntata di Tutta un'altra storia.